Elisabeth, sono Fiorella Belpoggi, sono una ricercatrice, mi occupo di scienze ambientali, salute, in particolare di oncologia, ma di fattori che sono correlati all'insorgenza dei tumori, non di terapia ma di prevenzione. Ho fatto questo lavoro per più di 40 anni, sono attualmente una pensionata, ma ho l'incarico di direttore scientifico del mio istituto da un annetto circa. Ecco, sono già venuta da voi in passato, sono venuta a parlarvi di 5G, di campi elettromagnetici, invitata dalla provincia di Bolzano, e ho avuto una serie di ricadute molto positive dopo quell'incontro, per cui spero che anche oggi succeda la stessa cosa, cioè di accendere qualche campanello, ecco. D'altra parte, fra tutti i capi di Stato che noi abbiamo al mondo, ce n'è solo uno che si occupa di questo tema, ed è il Papa, il quale Papa ha fatto riemergere il messaggio di San Francesco, dove appunto ci ricordava che eravamo molto fortunati a vivere in un creato così accogliente, ma da lì in poi probabilmente ce ne siamo proprio dimenticati, perché tutto quello che è successo nello sviluppo cosiddetto insostenibile della nostra società, il nostro ambiente, il luogo in cui viviamo, lo abbiamo trattato malissimo. E insieme a lui, in verità, c'era stato un medico che possiamo considerare il pioniere sia dell'ISDE, cioè dei medici per l'ambiente, che dell'Istituto Ramazzini, ed era proprio Bernardino Ramazzini, il quale scrisse e pubblicò all'inizio del Settecento un volume molto interessante dove associava le patologie ambientali e professionali appunto associava all'ambiente in cui si viveva questo tipo di patologie. Vi faccio un esempio: lui si accorse per esempio che nelle suore il cancro della mammella era molto più frequente di quanto non lo fosse nelle donne maritate, e questo era correlato soprattutto al fatto, lui lo correlò al fatto, e poi oggi è stato confermato, lo correlò al fatto che la gravidanza era in qualche modo protettiva rispetto al cancro della mammella, cosa che noi oggi sappiamo perché molti tumori maligni della mammella sono ormonodipendenti, quindi dipendono dall'estrogeno, e quindi è vero che la gravidanza e l'allattamento in qualche modo proteggono da questa patologia. Lui era 1700, 300 anni fa e più. E quindi non è che noi non avessimo già delle basi, delle avvisaglie sulle tematiche dei nostri rapporti con l'esterno già da tanto tempo, cioè non, ormai eravamo consapevoli in quegli anni che le patologie non erano correlate ad un castigo divino per i nostri peccati, carnali o non carnali, ma che era qualcosa che poteva venire dal contatto con agenti esterni che non si vedevano, che non si sentivano, ma che comunque potevano affliggerci. Ecco, per questo l'Istituto Ramazzini è costituito in cooperativa sociale, si chiama Ramazzini proprio perché si occupa di malattie ambientali professionali. È una cooperativa, abbiamo circa 32.000 soci attualmente, e quindi i miei padroni, per sintetizzare, sono proprio i cittadini. Tutti voi che siete soci di Ramazzini siete quelli che controllano il mio lavoro e pagano il mio stipendio. Ecco, le finalità dell'Istituto sono proprio quelle di creare un braccio armato sulla ricerca, sulla conoscenza, al servizio dei cittadini. Quindi io sono qui oggi per dovere professionale, non sono qui per fare un favore ad Elisabeth o ai medici per l'ambiente, ma questa è precisamente la mia attività, portare la conoscenza indipendente ai cittadini perché possano basare le loro scelte su una cognizione, su dei dati di fatto
scientifici. Ecco, quali sono le cause delle malattie ambientali? Noi oggi, quali sono gli effetti dell'ambiente sulla salute? Noi sappiamo oggi che la fertilità, soprattutto la fertilità maschile, è particolarmente affetta da una perdita di qualità, cioè lo sperma oggi rispetto a 50 anni fa ha diminuito del 50% le sue capacità di fertilizzare, di fecondare, come se noi seminassimo dei semi che sono sterili, semi che sono già morti, semi che non hanno la capacità di creare di nuovo la vita. E questo, guardate che si parla tanto di cancro, di malattie autoimmuni, ma questa è veramente una patologia preoccupante perché non affligge solo gli uomini, ma tutti gli animali selvatici o di allevamento, cioè le sostanze chimiche che noi immettiamo nell'ambiente. Proprio per controllare la vita di quegli agenti che noi chiamiamo pesti, cioè quegli agenti che ci fanno diminuire la produzione agricola, per esempio, affliggono anche la germogliatura del seme che riguarda la fecondità per tutti gli esseri viventi, animali o vegetali. Quindi, da questo, che sarebbe già un gran guaio, riceviamo però anche un'altra lezione. Oggi noi abbiamo un aumento continuo delle patologie metaboliche e in particolare del diabete. L'obesità affligge i nostri bambini. In Italia, soprattutto in Meridione, sta diventando una vera epidemia, l'obesità. E tutto questo perché molte degli alimenti che noi mangiamo non sono naturali, ma sono creati, come posso dire, sono creati a tavolino, sono frutto di uno studio che ha messo insieme sapori, odori, aspetto fisico del cibo, ha messo insieme queste qualità con dei questionari distribuiti fra i consumatori. E il cibo non viene più fatto sulla base di quanto può nutrire, ma sulla base di quanto può piacere ed essere commercializzato, per cui su quanto può rendere a chi lo produce. Ecco perché noi apriamo un sacchetto di biscotti e sentiamo un profumo come se avessimo appena aperto il forno, ma quel profumo non è l'odorino buono delle uova che si mescolano alla farina, ma è un odore che viene costruito a tavolino. Quindi noi ci troviamo di fronte alla cosiddetta dieta artificiale, che ha un maggior numero di calorie, ma una minore quantità di nutrienti. Quindi ci nutriamo male. Non posso dire né meglio né peggio, perché il sapore che sentiamo magari è buono, ci piace, soprattutto i nostri bambini si abituano a quei sapori e ne diventano quasi dipendenti, però non ci nutriamo abbastanza. E poi ci sono altre patologie emergenti che riguardano soprattutto il sistema nervoso, cioè il tema della neurotossicità di molte sostanze chimiche, badate bene. Non solo pesticidi, sostanze chimiche di sintesi, ma anche metalli pesanti di origine naturale, che noi però abbiamo tolto dalle viscere della terra dove erano custoditi e li abbiamo messi fuori e fatti circolare come se si trattasse di materiali non pericolosi, mentre invece sono molto pericolosi e gli effetti della tossicità sul sistema nervoso si manifesta con patologie che vengono definite come parkinsonismo, perché i sintomi sono gli stessi del Parkinson, ma le origini non sono di tipo genetico, bensì sono di tipo tossicologico. E quindi noi ne vediamo tante di persone anche giovani oggi che hanno il tremore, che hanno questo tipo di postura, che hanno le braccia un po' a penzoloni e camminano. Ecco, queste sono posture che sono legate proprio a effetti patologici di agenti tossici.
Il manganese, per esempio, tutte le valli attorno al Bresciano, dove ci sono tante acciaierie, dove si lavora, si fa il tondino di acciaio per tante lavorazioni, ecco, il manganese è un metallo pesante che viene utilizzato e che si disperde nell'ambiente, è una delle aree italiane in cui maggiormente c'è incidenza di parkinsonismo. I disturbi immunitari, lo abbiamo detto sempre noi tossicologi, l'espansione, la diffusione del virus Covid è stata maggiore nelle aree particolarmente inquinate, non perché si tratti del trasporto del virus, come alcuni hanno ipotizzato, ma poi mai dimostrato, ma piuttosto perché noi siamo già malati, non lo sentiamo, ma siamo già malati. Per cui il fatto che un virus arrivi in un terreno che è particolarmente predisposto all'ingravescenza della patologia, ecco, ci fa ammalare di più. E poi come ultima evenienza a lungo termine, quindi dopo 10, 20, 30 anni dall'esposizione per l'amianto, si arriva anche a 50 anni di latenza dalla prima esposizione. Quindi sono effetti che noi vediamo molto a distanza. Ma perché tutto questo è più pericoloso, soprattutto nei bambini? Perché noi consideriamo i bimbi come piccoli adulti, li vestiamo come piccoli adulti, ci piace se fanno le battute parlando come parliamo noi, se entrano negli argomenti che trattiamo noi. Ma i bimbi non sono piccoli adulti. Solo per un esempio, quando bevono rispetto al peso del loro corpo 7 volte più di un adulto. Se io ho l'acqua contaminata, la sua esposizione è di 7 volte più alta. Respirano a bocca aperta, corrono, scorrazzano, iperventilati, e quindi se nell'aria ci sono i PM2,5, PM10, se ne respirano molti di più di quanto ne respiriamo noi. E poi i bimbi sono molto più suscettibili alle sostanze tossiche perché alcuni enzimi detossificanti non sono ancora attivi e in più hanno tutta la vita davanti. Quindi quante altre occasioni di essere esposti hanno? Quindi meritano molta più attenzione. D'altra parte noi dell'Istituto Ramazzini già 40 anni fa lo avevamo detto, state attenti perché le generazioni più giovani, i bambini, ma anche l'infanzia, ma anche l'embrione, il feto, hanno delle finestre di suscettibilità molto più ampie. Le chiamo finestre perché sono proprio finestre. Se questa è la nostra casa e io ho qualche cosa di cattivo che vuole entrare, se le finestre sono chiuse non entra, ma se io ho le finestre aperte, entra, e queste finestre sono tanto più grandi, tanto più aperte, proprio dal momento del concepimento fino all'adolescenza e alla maturazione degli individui. Guardate questo caso, questo è il cloruro di vinile monomero, è il monomero con cui si fa il PVC, la plastica più diffusa al mondo, che è stato il nostro cavallo di battaglia, cioè l'abbiamo scoperta noi, la cancerogenicità di questo composto. Ecco, guardate, abbiamo esposto delle mamme gravide, che sono il trattino rosso, a 10.000 parti per milione e a 6.000 parti per milione, che sono una esposizione piuttosto alta, ma contate che ai tempi nelle fabbriche si poteva arrivare fino a 5.000, quindi non era un'esposizione così fuori dal normale, perché i lavoratori erano esposti a 5.000. Voi sapete, dopo i nostri studi, quanto è oggi? È 1, 5.000 volte più bassa. Quindi, per dirvi come il laboratorio può aiutare anche tutti i temi della prevenzione, ma esponendo alle stesse quantità le madri e poi per tutta la vita i loro figli, cosa abbiamo visto? Che per quello che riguarda i tumori del fegato, nelle madri neanche uno. Nei figli si è arrivati, vedete, fino al 40% della prole che aveva tumore del fegato. Poi oggi noi sappiamo che c'è un citocromo particolare che
disattiva la tossicità del cloruro di vinile e quindi questo ha fatto sì che non si ammalassero i piccoli. Sto prendendolo un po' per le lunghe. Non so se posso permettermelo. Quanto ho di tempo? Va bene, cerchiamo di andare veloci. Allora, questo è il quadro di quelli che sono i fattori che inducono il cancro, ma anche tutte le malattie degenerative, compreso la fertilità, che la qualità dello sperma che vi ho fatto vedere prima. Cioè l'età, se diventassimo tutti di 120-130 anni, probabilmente moriremmo di cancro. La suscettibilità genetica, che è qualcosa che non è l'ereditarietà, cioè non segue la legge di Mendel, ma è una predisposizione del nostro materiale genetico a trasformarsi, a rompersi, ad essere in qualche modo influenzato dall'ambiente esterno. E poi però c'è l'esposizione. Se non ci fosse l'esposizione, il fattore età e genetica non si metterebbero in moto con la gravità con cui si mettono in moto. Invece, e che noi abbiamo appena visto. Ecco, possiamo pensare che ognuno di noi sia un po' rapportabile alla favola dei tre porcellini, cioè la suscettibilità genetica è data dalla robustezza della casa, c'è chi nasce con la casa di paglia, chi di legno e chi di mattoni, ma poi c'è l'età che o tutte queste case cadrebbero con l'età e quindi il fattore età è superiore per effetto a quello della genetica, cioè con il tempo il controllo verrebbe perso. Ma c'è poi il fattore lupi e questi lupi soffiano e quindi la casa di paglia cade prima, poi cadrà quella di legno e poi cadrà quella di quel vecchietto che mi dice: ah, dottoressa, poi in bolognese, dottoressa, lei ha un bel da dire che il fumo fa male, ma io fumo due pacchetti di sigarette al giorno, ho 85 anni, sono ancora qui. Se lui ne campasse 100, probabilmente si ammalerebbe di cancro. Ha la casa di mattoni, ma la sua casa di mattoni ha quindi una genetica molto resistente, ma con il tempo anche la sua casa cadrebbe. Quindi questo è il perché il cancro e le Recording in malattie progress. degenerative sono così difficili da curare. Perché sono multifattoriali, perché sono indipendenti dal nostro intervento, perché vanno avanti e noi cosa possiamo controllare? Solo i lupi, noi possiamo controllare e recintare solo quei lupi che soffiano su queste case, ma li controlliamo poco, perché dal dopoguerra ad oggi abbiamo sintetizzato e messo sul mercato 140.000 nuovi composti chimici di sintesi. Ne avremo sicuramente qualcuno anche qui, anzi, secondo me molti anche qui. Cioè non c'è più luogo del mondo dove queste sostanze chimiche che non erano mai venute a contatto con gli organismi viventi, né vegetali né animali, non c'è angolo del mondo, neppure in mezzo all'oceano, che oggi non ne sia contaminato. E tutto questo è anche ancora più grave se pensiamo che solo una minima parte è stato studiato per quello che riguarda la tossicità. Uno dei settori che maggiormente fa crescere questa complessità di sostanze chimiche che sono attorno a noi è proprio il settore dei pesticidi. Senza entrare nel merito perché ho troppo poco tempo, ma le diapositive penso che potranno essere visionate anche online. Ecco, ognuno di noi che è qui in questo momento ha sulla testa 14 kg, un bel sacchetto da 14 kg di fertilizzanti e sostanze chimiche di sintesi. Ognuno di noi in Italia, qui nel Trentino, forse un po' di più. E anche nel Veneto, ma la media della quantità di queste sostanze pro capite è attorno ai 15 kg. E poi, se noi andiamo a vedere, cosa vediamo? Se prendo 1 chilo di pomodori,
Per far crescere quei pomodori, 50 grammi di fertilizzante e di pesticida sono stati usati. Per un chilo di prodotto che arriva sul banco del, non solo pesticidi, anche fertilizzanti, che arriva nel banco del supermercato. E sono circa 6 miliardi i chilogrammi di sostanze di sintesi, chimiche di sintesi, cioè che non vengono prodotte in natura, che arrivano sul mercato mondiale. E è grave, e sì, c'ho solo 3 minuti, 5, 5, facciamo 5. È grave di per sé, ma è ancora più grave perché? Perché non è che uno dice, beh, guarda, smetto di mangiare questa roba qua perché così non mi contamino più, scelgo di fare. No, è impossibile per noi non essere esposti a queste sostanze. È praticamente impossibile. E vi faccio poi vedere il perché. Si chiama effetto deriva, vedete? Che è molto maggiore durante l'estate quando c'è, no, è molto, scusate, sì, è molto minore quando ci sono le foglie che trattengono questi pesticidi, cioè nel periodo, ma la maggior parte, della sostanza chimica che viene irrorata finisce a terra anche a distanza quando noi andiamo a trattare un campo. Ecco, quanti anni ha l'agricoltura convenzionale, che non so con chi abbiano fatto la convenzione, comunque questa agricoltura industriale si chiama convenzionale, si vede che una convenzione l'ha fatta, ma io non la conosco. Comunque da tradizionale a convenzionale si è passati solo recentemente, per 13.000 anni, che è tutta la striscia gialla, noi abbiamo lavorato la terra come lassù. Oggi la lavoriamo in questo modo, ma mentre lassù il contadino sceglie cosa produrre, sceglie quando intervenire, sceglie come andare al mercato, come approcciarsi al mercato, qui il contadino è la vittima di un sistema agricolo che gli fa produrre quello che il mercato richiede, magari lo paga pochissimo perché le linee di mercato cambiano, è costretto a comprare macchinari che costano un pozzo di soldi, si indebita per questo, deve comprare le sementi da chi poi gli compra i prodotti e da chi poi gli vende i trattamenti. Quindi noi abbiamo un'agricoltura che è schiava di chi? Dell'industria chimica. Questa è la verità. Per cui i contadini, gli agricoltori sono i nostri primi alleati. Se noi vogliamo cambiare veramente la salute alimentare, dobbiamo cominciare dalla terra. E questi sistemi messi a confronto convenzionale con il tradizionale, sicuramente hanno una grossa differenza. La grossa differenza è nella sostenibilità. Noi possiamo permetterci di andare con una Ferrari ancora per 2 o 3 secoli? Io credo di no. Cioè non ci sono le risorse, non c'è il carburante, l'energia necessaria per fare andare un sistema agricolo di tipo convenzionale. E prima o poi questo andrà in crisi, cioè sarà costretto a fermarsi, non solo perché noi faremo delle battaglie magari per indicare che ci sono dei problemi, ma perché non ci sarà più l'energia per farlo funzionare. L'energia, parlo di energia in joule, cioè in potenza, ecco. Sono ancora lunga qui. Questa era per farvi vedere che un tempo, vedete, si diceva è la dose che fa il veleno. Partivo da qua, nessun effetto, poi cresceva la dose e crescevano gli effetti. Oggi invece noi sappiamo che le sostanze chimiche agiscono così. Non c'è effetto, poi comincia ad esserci effetto. E di solito gli studi si fermavano qua, ma se si continua calando la dose, a un certo punto si vede che gli effetti ricominciano a crescere. Non sono più gli stessi, cioè qui possiamo trovare più effetti cancerogeni, ma qua troviamo invece effetti delle basse dosi che si manifestano con l'interferenza endocrina piuttosto che con altre patologie.
come quelle che vi ho fatto vedere prima. E soprattutto il sistema ormonale è particolarmente attaccato da queste basse, bassissime dosi. Ma perché? Perché gli ormoni lavorano a dei livelli di dose bassissimo. Se voi guardate la scatola di una pillola anticoncezionale o dell'insulina, voi vedete che non si tratta di milligrammi, ma si tratta di unità, di nanogrammi, quindi di piccolissime dosi. E come funzionano? Ogni ormone è come una chiave. Le cellule hanno una serratura, l'ormone arriva, apre la chiave, apre con la chiave la serratura e la cellula comincia a produrre quello che gli serve, l'insulina piuttosto che l'estrogeno, piuttosto che l'ormone tiroideo. Se non si incastrano bene, la macchina non funziona, la macchina corpo umano non funziona. Vedete, qui ci sono alcuni esempi di come possono funzionare. Gli ormoni veri danno una risposta normale. Ci sono interferenti che mimano e quindi danno una risposta uguale a quella dell'ormone, ma si raddoppia la risposta in questo caso. Pensiamo che sia estrogeno, se io ho un interferente uguale all'estrogeno, si raddoppia. Quindi cancro della mammella, vi ricordate, vi ho detto, è estrogeno dipendente. Ecco, il cancro della mammella può essere un outcome di questo aumento, ma ci sono anche delle risposte che vanno a calare o a far sbagliare i diversi meccanismi di un ormone. Beh, provo ad andare avanti, questi sono i diversi effetti. Ecco, una cosa che vi volevo dire è che, per esempio, l'EFSA disconosce che queste piccole dosi di pesticidi mescolati fra di loro possano aumentare gli effetti dannosi sulla salute. Noi abbiamo dei dubbi su questo, abbiamo fatto alcuni studi che ci hanno dimostrato invece un effetto sinergico, cioè se l'effetto di distruttore endocrino era 2 e lo mescolavo con un altro pesticida, per esempio, che aveva un valore 3, non era 2 più 3, ma era 2 per 3, 6, cioè veniva innalzato fino a 6 volte l'effetto di ogni singola sostanza chimica. E cosa succede qui, da voi a Bolzano? Insieme a un gruppo di ricercatori, Kuhn è uno di questi che parlerà dopo di me, abbiamo fatto uno studio sulla presenza di pesticidi nell'area attorno a Bolzano. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo esaminato 19 giardini. Il 96% aveva almeno un residuo di pesticidi. Solo un giardino pubblico vicino nel centro di Bolzano, credo che fosse, non è risultato contaminato. Erano in tutto 32 pesticidi più un preservante, cioè quelle sostanze che vengono utilizzate per il legno. Era stato probabilmente utilizzato un impregnante per i giochi di legno del giardino. 25 di quei pesticidi erano interferenti endocrini. E ci chiediamo appunto un effetto di un miscuglio di così piccole dosi fra di loro, c'è o non c'è? In ogni caso c'era una variabilità, vedete, in primavera il maggior numero di pesticidi, in estate un po' meno, poi meno con l'autunno e questa era la parte dell'inverno. Ma perché è così importante questo studio? Prima di tutto perché quello che abbiamo visto è che i valori riscontrati nell'erba dei giardinetti erano anche 70 volte più alti di quelli che sono permessi nel cibo. Vedete qua sono indicati la lattuga, gli spinaci e le fragole. Ecco, guardate, il clorpirofos 70 volte. Cioè, ci sono dei limiti che vengono considerati per il cibo e
quelli che noi abbiamo trovato nell'erba dei campetti dove giocano i bambini erano anche di 70 volte più alti. Allora ci dicono i bimbi non mangiano l'erba, è vero, ma se c'era nei giardinetti questa contaminazione, sicuramente c'è anche nei pascoli, c'è anche nelle zone limitrofe ai meleti, dove pascolano animali che poi i nostri bambini sicuramente mangiano sotto forma di bistecca o di bracciola. Quindi è comunque nella catena alimentare. Finito. Quindi vi dicevo, i livelli eccedono i limiti di residuo nel cibo. Nel nostro orto non possiamo essere sicuri di avere cibo non contaminato perché l'effetto deriva c'è. Sono pesticidi per la maggior parte interferenti endocrini e quindi agiscono come vi ho fatto vedere e sicuramente le monocolture di frutta. Ah, vi volevo far vedere questo, un attimo solo. Questo è lo studio che noi abbiamo fatto sul Mancozeb, pubblicato all'inizio degli anni 2000. È un pesticida che è stato appena tolto dal mercato ed era il più usato anche da voi, perché viene utilizzato nei meleti, è un anti-oidio. Appena bloccato, pubblicato la prima volta nell'89. Guardate un po' il numero di tumori che avevamo osservato alla tiroide per l'uso di questi pesticidi. Quindi sicuramente il problema esiste, non dobbiamo più fare gli errori che abbiamo fatto in passato, 25 anni per togliere il Mancozeb dal mercato. Oggi con il clorpirofos sta succedendo la stessa cosa. Questi sono gli anni che sono intercorsi fra la pubblicazione dei nostri dati e le azioni intraprese in Europa per limitare questi prodotti. Possiamo noi permetterci 33, 30, 28 anni, 38 anni ancora davanti a noi per mettere rimedio a questo disastro? E questo è successo per decine e decine di composti. Voi potete capire la mia frustrazione, perché questi sono lavori che ho fatto 30 anni, 40 anni fa. Ecco, abbiamo una politica europea che sembra voler risolvere la situazione. Vi invito a firmare la raccolta firme di ECI per prendere provvedimenti nei confronti dell'agricoltura convenzionale e salvare api e agricoltori. E questo è l'Istituto Ramazzini. Se volete diventare soci, trovate tutte le indicazioni sul nostro sito e il 5 per 1000 è sempre gradito. Grazie a tutti. Sia perché questo è un tracciante del traffico veicolare, ma è anche un marker per l'inquinamento atmosferico generale e perché le misure di riduzione del biossido di azoto naturalmente si ripercuotono poi con, si ripercuotono con un miglioramento generale della qualità dell'aria. Allora, in questa diapositiva si vede nella parte gialla quelli che erano i limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 e nella parte blu quelli che sono i limiti raccomandati in questa ultima pubblicazione. Quindi per le PM2.5 il limite era 10, ora è stato portato a 5, per le PM10 il limite era 20, ora è stato portato a 15. Per l'ozono non c'era un limite, qui parliamo di valori medi annuali e vediamo che per il biossido di azoto c'è stata proprio la riduzione più consistente, cioè da 40 microgrammi per metro cubo, che era il limite da non superare come media annua, adesso addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare i 10 microgrammi per metro cubo. Allora andiamo a vedere brevemente qual è la situazione nella nostra città. Cercherò di andare un po' rapida perché siamo terribilmente in ritardo. Allora, come vediamo, è il trasporto su strada che influisce maggiormente nella emissione di biossidi di azoto.
nelle diverse città, a Bolzano vediamo per il 68%, e qui vediamo un'immagine che confronta i livelli di biossido d'azoto tra marzo 2019 e marzo 2020, periodo del lockdown in cui il traffico si era praticamente arrestato o comunque molto ridotto, e qui questa diapositiva ci conferma sì, da un lato che il traffico veicolare è responsabile della gran parte dell'inquinamento da biossido d'azoto, e dall'altra parte dà anche una speranza, nel senso che si vede che cambiando qualcosa la situazione migliora anche rapidamente. Questa è un'immagine di Milano. Ecco, qui vediamo i valori delle varie stazioni di rilevamento distribuite in città, sia fisse che campionatori passivi. Adesso non stiamo a prendere in considerazione tutti i valori, però se vedete la tabella vedete che i valori sono praticamente quasi tutti sopra i 40, e se prendiamo il nuovo limite raccomandato di 10 siamo ampiamente sopra. E la stessa cosa dimostra questo grafico, la linea scura è situata sui 40 microgrammi, il limite attuale, vediamo che comunque ci sono, anche con questo limite troppo elevato, ci sono comunque notevoli sforamenti. E questa è un'immagine che invece riflette la situazione proprio del mese scorso, sono le medie mensili dal 22 agosto al 21 di settembre, e ecco, queste sono è la situazione come viene illustrata sul sito dell'Agenzia per l'Ambiente. La parte gialla è situata a livello di 200 microgrammi per metro cubo, e quindi apparentemente sembra che i valori siano tutti nella norma perché si trovano al di sopra della parte gialla, al di sotto della parte gialla, ma in realtà il valore di 200 microgrammi per metro cubo non deve essere superato, è il valore da non superare più di 14 o 18 volte all'anno, non un valore normale, diciamo. Il valore normale sarebbe a 40. La linea tratteggiata, scusate, ho anche questo, la linea tratteggiata qui è situata in corrispondenza del 100, quella più sotto è situata in corrispondenza del 50, e quindi vediamo che anche nell'ultimo mese, tra agosto e settembre di quest'anno, abbiamo avuto dei valori costantemente più elevati di quelli fissati dalla legge e terribilmente più elevati di quelli raccomandati dall'OMS. Questa è un'altra immagine che... Non si sente? Scusate. Questa è un'altra immagine che dimostra come i valori rilevati nella stessa via, questa per esempio è via Roma, Bolzano. Ah, l'immagine precedente si riferiva a via Roma dove c'è l'ex Saetta. Questa è un'altra immagine di via Roma che fa vedere come i valori rilevati nella stessa via possano essere molto diversi. Si va da 66 a 41 a 48, sì. E quindi nella stessa via diversi rilevatori registrano valori diversi, e questo avviene proprio per la conformazione urbanistica, nel senso che in luoghi dove ci sono, dove gli edifici sono particolarmente vicini o particolarmente alti, si crea quello che viene chiamato effetto canyon, per cui in certe zone della città la concentrazione di biossidi di azoto può essere in realtà molto più elevata di quella che viene rilevata in altre zone con i rilevatori fissi. E anche questo è un dato di cui tenere presente, perché magari proprio in queste zone si trovano scuole, asili o comunque luoghi sensibili o luoghi molto frequentati. Questo anche perché la direttiva europea richiede appunto che le misurazioni vengano effettuate lì dove si verificano le concentrazioni più elevate e non in luoghi scelti casualmente. Scusa, Ecco, possiamo porre delle domande intermedie possiamo porre le domande alla fine, perché se no, ok. E quindi adesso passerei la parola al dottor Paolo Crosignani, che ci parlerà, che approfondirà il discorso degli ossidi di azoto. Grazie. Ok, grazie dell'invito. Questo qui come funziona? Si schiaccia qua e viene con il pallino, lo do io. Ecco, spiegami un po'. Intanto, torno indietro e questo lo impero. Più che chiaro. Benissimo.
Allora, innanzitutto un chiarimento. Si parla normalmente di ossidi di azoto come NOx quando si parla di emissioni. Si parla di NO2 quando si parla di misure. Questo perché l'NO e l'NO2, l'NO si trasforma in atmosfera abbastanza rapidamente in NO2. Ci ho messo un po' a capirlo, ma diciamo è una cosa importante per da sapere. Dunque, qui, ecco, questo qui è un lavoro che ho fatto recentemente, no, per chiederci se e come i vari limiti euro alle emissioni servissero a qualche cosa. Il risultato è ovviamente negativo, perché qui praticamente ci sono i limiti di tutte le varie categorie euro, vedete, l'unica che forse può essere un po' accettabile, vedete, i limiti sono sempre espressi come NOx, no? E l'euro 6, no, quello che succede in realtà, questo è guardando il copert, no, questa barra rossa sarebbero i limiti, qui siamo l'euro 4, qui siamo l'euro 5, qui siamo l'euro 6, vedete, i limiti li abbassano, le emissioni no, nel senso che le emissioni misurate col copert dei veicoli, no, sono sistematicamente superiori, no? Tra l'altro, una delle cose che possono essere interessanti anche per la zona di Bolzano è che, come vedete, queste emissioni di ossidi di azoto aumentano comunque all'aumentare della velocità. No? Idealmente i camion dovrebbero andare qui, dovrebbero andare a 70-80 km l'ora. Io non li ho visti andare a quella velocità quando sono venuto. Imporre dei limiti molto stretti sui 70 km l'ora ai camion insieme a un aumento delle tariffe probabilmente devierebbe molto del traffico veicolare dall'Alto Brennero su altre direzioni, o meglio ancora su altre modalità, no? E la base, questo light duty vehicle, vedete che il minimo dei camioncini, questi sono i camioncini, il minimo siamo a 70 all'ora, è inutile che lo metta a 100, se no aumenta. Allora, a questo punto ci siamo chiesti, questa non compliance, cioè questo avere le emissioni, non siamo nel dieselgate, delle misure taroccate, no? Questo sarebbe il limite per l'Euro 6 e questa è la verità. A questo punto, questa è la concentrazione degli ossidi di azoto a Milano oggi, modellizzati, tenendo presente tutte le emissioni, e questo qui sarebbe che cosa succede se tutti i veicoli fossero compliant con l'Euro 6. Quindi con i loro limiti, quindi gli Euro 4 che mettessero come gli Euro 4, gli Euro 5 come gli Euro 5, l'Euro 6 come l'Euro 6. Quindi assistiamo sostanzialmente a un'enorme presa in giro. Io ti ammasso i limiti, ti obbligo a comprare delle macchine nuove, no? Anche i consumatori potrebbero fare magari una class action contro le case produttrici di auto, perché tu mi dici che la macchina è compliant rispetto a queste norme qui che sono marcate in rosso e poi la macchina invece mette ben alto. No. Allora a questo punto ci siamo chiesti quali fossero delle macchine quelle che sostanzialmente davano più contributi alla fine viene fuori che l'Euro 5, no? Ma anche l'Euro 6 fa la sua parte, no? A questo punto abbiamo calcolato praticamente quanti morti in più prematuri ci sarebbero stati se diciamo le auto avessero emesso quello che avrebbero dovuto emettere, quello che dicevano, e sono 574 morti all'anno. Questo perché è fatto con la media annuale nello scenario vero, nello scenario ideale dei veicoli che emettono quello lì. Per cui gli ossidi di azoto in realtà sono un problema. Sono stati, diciamo, non seguiti come problema perché c'era quel benedetto studio fantastico dell'American Cancer Society, che è quello che ha aperto praticamente sul PM10, la vecchia coorte dell'American Cancer Society, lo studio di Arden Bob III, il quale probabilmente è un problema statistico, nel senso che particolato e ossidi di azoto, avendo la stessa sorgente che sono i processi di combustione, erano molto legati da un punto di vista statistico e distinguerne uno dall'altro era molto difficile. Allora lui, siccome per il particolato c'erano una serie di meccanismi putativi
con cui nel particolato poteva far male alla salute, allora in quello studio c'è scritto che gli ossidi di azoto è probabile che non facciano molto. E allora ci siamo portati avanti praticamente dal 2005 fino ad adesso. Adesso l'OMS finalmente ha appunto in mano degli studi buoni proprio sui soli ossidi di azoto e ha trovato che lo scenario è completamente diverso. Questo sono gli studi dell'OMS. Andiamo solo a vedere praticamente che vedete che come media annuale per aumento degli ossidi di azoto, che sono qui, siamo verso 10, questi c'erano verso 20, vedete che non esiste un livello soglia, non esiste un livello soglia con il quale, diciamo, non vi siano effetti sulla salute. Quindi il concetto di soglia è assolutamente stupido, se volete. Serve, se volete, per prendere dei provvedimenti, anche il numero dei superamenti ha ancora meno senso, perché quello che importa è l'azione continua di questi inquinanti, quindi è la media annuale. Il numero dei superamenti può avere solo senso se io devo attuare oggi dei provvedimenti, perché è inutile che io aspetto la fine dell'anno, magari qualche mese dopo, per poi dire, oh caspita, siamo ancora a 42 di media annuale. I superamenti dovrebbero servire per agire immediatamente, hanno solo un valore tecnico, non hanno alcun valore biologico. Quindi questo è uno studio dell'OMS, scusate, piccola nota polemica, queste sono le coorti che sono state analizzate, non c'è neanche una coorte italiana, perché l'istituto dove ho lavorato ha deciso che occuparsi di ambiente dava fastidio, per cui la coorte italiana che era gestita dall'Istituto Tumore di Milano non si è vista in questo studio. E allora a questo punto questi sono i vari valori del rischio, diciamo nei giorni successivi a un aumento degli ossidi di azoto, quindi siamo nello stesso contesto del particolato. Gli ossidi di azoto fanno male come media annuale, ma fanno male anche come effetti a breve termine, nel senso che precipitano comunque delle situazioni già compromesse. Il problema degli ossidi di azoto non è semplice, perché guardate un attimo qui, e questa è una considerazione importante, chi ha il forno a gas, no? Addirittura 41 in primavera, in autunno, in inverno addirittura a 50 microgrammi metro cubo quando diciamo accende il forno a gas. Cosa vuol dire questo? Dico, noi abbiamo un limite di 10 finalmente e tu quando accendi il forno hai 50 in casa, ma non è che vai al pronto soccorso se hai 50, se accendi il forno a gas. E allora questo ci apre un altro scenario importante. Quello che noi misuriamo con ossidi di azoto è vero che ha un effetto diretto tossicologico, ma è anche estremamente probabile che gli ossidi di azoto rappresentino in realtà il tracciante di tutto un insieme di sostanze nocive, molte delle quali addirittura non le conosciamo, che sono emesse negli stessi processi di combustione. Per cui quando si parla di ossidi di azoto, si parla in realtà di un tracciante che dice in generale quali sono gli effetti attesi dei processi di combustione mappati in questo caso con gli ossidi di azoto. Perché altrimenti non si capirebbe perché esistano delle situazioni in casa nostra, in casa di tutti, dove però non si corre certamente al pronto soccorso. E allora, saltiamo questa parte perché l'hai già fatta tu, no? E andiamo a un altro problema di mal uso degli ossidi di azoto. Ossidi di azoto, abbiamo detto, sono probabilmente un tracciante, no? Allora, hanno fatto il tracciante ossidi di azoto per cercare di fare uno studio epidemiologico sull'inceneritore Silla 2 di A2A a Milano. Si trova un bel 71% di mortalità in più per patologie respiratorie nelle aree dove ci sono più, lasciatemelo dire, ossidi di azoto.
azoto, a questo punto siamo legittimati a mettere 10.000 virgolette, prodotti dall'inceneritore. Dove ci sono le ricadute dell'inceneritore classificate come ossidi di azoto, lì abbiamo un 71% di mortalità e tanti altri begli effetti sulla salute. Beh, gli si fa per dire. Cosa fa l'ASL a questo punto? Dice no, ma non è possibile, no? Per i soggetti non esposti, mentre gli esposti erano 0,6-0,1 e per gli esposti erano 0,1 microgrammi metro cubo, sì, perché quelli erano i livelli in più di ossidi di azoto prodotti dall'inceneritore. Ma allora è impossibile che l'inceneritore faccia male, perché produce troppo pochi ossidi di azoto. L'inceneritore di Figino produce il 5% degli ossidi di azoto prodotti nell'area. O diamine. Se andiamo sul concetto di tracciante, possiamo tranquillamente capire perché dove c'è il massimo delle ricadute dell'inceneritore ci sia un 71% di mortalità. Se noi invece facciamo il giochetto, per me anche abbastanza disonesto, sommato, di dire quanti sono gli ossidi di azoto dell'inceneritore, andiamo a vedere quali sarebbero gli effetti attesi sono assolutamente irrisori. E allora vedete qui, il limitato apporto dell'inceneritore non sono associabili con un nesso di causalità con le ricadute dell'inceneritore. Qui si perde completamente il concetto di tracciante, ma lo studio è stato fatto correttamente. Poi le conclusioni erano imbarazzanti, ci si è detti allora ma quanti ossidi di azoto produce? Ma è impossibile che con quegli ossidi di azoto lì l'inceneritore abbia fatto tutti quei danni? E allora si va a tirar fuori che, diciamo, vedete, la considerazione dello stato di salute del studente si è modificata alla maggior presenza di una vulnerabilità causata da condizioni socio-economiche differenti, c'è la sfiga. E anche questa è una conclusione sbagliata. Io nel documento di critica al documento dell'ATS mi sono chiesto, questo potrebbe essere uno dei cosiddetti confondenti, cioè altri fattori causali associati, perché chi è che vive vicino all'inceneritore, le persone meno favorite dal punto di vista dello stato di salute. Calcoliamolo. Quante sono? E calcolando quante sono si vedeva che tutto sommato non c'era una grossa differenza nelle varie zone di ricaduta nello stato socio-economico, e quindi lo stato socio-economico non poteva essere un determinante, una spiegazione dell'eccesso trovato. È una cosa che è doverosa fare. Tu mi tiri fuori che lo stato socio-economico potrebbe essere il determinante visto che gli ossidi di azoto sono pochi? E no, a questo punto mi fai anche i calcoli di quanto lo stato socio-economico possa incidere sulla mortalità. Io li ho fatti e incideva però non più di un 10% dell'eccesso trovato, no? E a questo punto bisogna anche stare attenti che gli ossidi di azoto non vengano utilizzati, no, come per fare quello che è l'operazione di risk assessment. Ne stanno facendo tante adesso, no? Hanno detto, ma quanti ossidi di azoto, che so, emette l'inceneritore di Filago? Poi non vado più avanti, no? Sono pochi. E ma allora, vedete, questa è marionetta, eh? Eccolo qua. Il Marionetti sostiene che praticamente avremmo dovuto, stanti gli ossidi di azoto, dovrebbero essere non più di due, sono inferiori a 2 eventi in 1000 anni. Uno studio epidemiologico condotto nella stessa area utilizzando gli ossidi di azoto come traccianti dell'inceneritore ha trovato qualcosa come 26 bambini in più in 4-5 anni. Quindi bisogna stare anche molto attenti che oggi gli ossidi di azoto, in particolare emessi da sorgenti che noi vogliamo assolvere, perché il gioco è quello, no? Siano utilizzati per dire che quella sorgente non è rilevante per la salute della popolazione esposta. Vi ringrazio.
quelli che si trovano sulla salute umana. Sicuramente è un importantissimo gas climalterante. L'ambiente, il Ministero dell'Ambiente in Germania dice parla di 2000 ppm nell'aria interna che non possono essere superati. La domanda è, la Germania dà un valore di 2000 ppm per gli ambienti interni. Sì, ma si parla sempre comunque di effetti acuti, cioè se con la CO2 respiri rimane assolutamente, no? Però non ha degli effetti cronici. Allora 2000 ppm salvaguardano la salute, ad esempio se una persona è anemica oppure ha avuto un infarto, a questo punto una carenza di ossigeno, perché la CO2 compete con l'ossigeno nel trasporto, a questo punto può determinare dei problemi. Ma sono sempre dei problemi di tipo acuto. Comunque siamo con conoscenza di studi diversi. Comunque, altra domanda, ha fatto vedere una tabella dell'ossido d'azoto e qua ho visto gas cooking, andiamo da 19 a 23 microgrammi al metro cubo e senza no fuel cooking da 9 a 14. La tabella, sì, quella delle... dei valori rilevati negli ambienti di vita, sì. E da dove provengono, quali sono le fonti per l'ossido di azoto in questo caso, se non c'è pure il cooking? Dunque, da dove provengono non me lo ricordo. Qual è la fonte di questi 9 fino a 14 microgrammi nel cubo? È un lavoro inglese che purtroppo non ho referenziato in calce alla... che ho messo molto tempo a trovare, perché volevo vedere proprio quanti fossero gli ossidi di azoto. Ed è, io ce l'ho da qualche parte, se lascia la sua posta elettronica glielo spedisco. Sì, volentieri. E ho una domanda al collega, quale collega, mi scusi? Prima di lei. Ma scusi, non ha capito che senza microfono... No, ma le sto ripetendo io le domande a microfono. Sì, quello l'ho capito, però se deve fare la domanda anche un'altra collega, e le domande erano previste alla fine, ha già preso abbastanza spazio il signor il dottor Opera. Sono previste alla fine le domande. Scusi. No, ma abbiamo deciso che siccome abbiamo dei tempi morti e siamo molto in ritardo, abbiamo deciso di comunque cominciare con le domande, almeno si dà anche un adesso po' di spazio. Adesso c'è il signor Marinelli. Adesso c'è il signor Marinelli, ok. Allora, grazie. Dice che è impossibile avviare il video che è stato interrotto dall'organizzatore. Censura. Bene. Posso cominciare? Bene, buongiorno a tutti, vi ringrazio di avermi chiamato a fare questa chiacchierata al vostro convegno. E direi innanzitutto una cosa sul problema dei campi elettromagnetici, che sono un problema ambientale prima che un problema di salute per l'uomo. Poi dirò qualche cosa sulle ricerche fatte rispetto agli effetti biologici dei campi elettromagnetici, sia sul Wi-Fi che sul 5G, e delle considerazioni a livello biologico sugli effetti. Allora, innanzitutto una premessa. I campi elettromagnetici ci sono anche naturali, noi viviamo in un ambiente elettromagnetico. Basta pensare alla luce, che è un'emissione elettromagnetica, o il calore, lo stesso. E poi abbiamo campi elettromagnetici artificiali, che sono quelli che sono venuti in base all'utilizzazione dell'energia elettrica e all'utilizzazione dell'energia elettrica per le telecomunicazioni.
campi elettromagnetici artificiali hanno pervaso completamente la Terra, tanto che se voi andate in cima all'Everest con una radiolina siete in grado di sentire una trasmissione radio. Significa che le onde elettromagnetiche sono diffuse dappertutto. E poi vedremo anche il problema relativo all'emissione da satellite sulla superficie della Terra. Il fondo naturale dei campi elettromagnetici, nei tempi evolutivi, quindi fino a che la vita sulla Terra si è evoluta fino agli anni 40, era di 0,302 volt per litro. Il limite di legge attuale in Italia, un po' più cautelativo che negli altri paesi, è di 6, 20 e 40 volt per metro per il 5G. Ora vi rendete conto dell'enorme differenza che esiste tra i campi elettromagnetici artificiali tollerati e i campi elettromagnetici naturali, che sono quelli della condizione vitale di tutte le specie viventi sulla superficie della Terra. Nel 2011, come sarà stato ricordato prima dalla dottoressa Belpocci, le radiofrequenze sono stati classificati come possibili cancerogeni per l'uomo. E questo significa che sono possibili cancerogeni, non ce lo dimentichiamo. Quindi sono emissioni che, quando colpiscono l'uomo, possono provocare tumori. E il ministro Colao, che era anche l'amministratore delegato di Vodafone, ha proposto di innalzare i limiti di legge da 6 a 61 volt per metro. E le proposte sono in questo momento rientrate e stanno cercando di farlo invece in maniera mascherata. Come? Semplicemente aggiungendo un coefficiente di misurazione di 0,31 alle misurazioni che si faranno, in modo da dire che siccome non si riesce a misurare esattamente le frequenze del 5G, perché hanno algoritmi di emissione diversi da quelli precedenti, allora facciamo una stima del campo. E questo è pericoloso perché praticamente permettono di innalzare in maniera nascosta il limite di legge. Vedete in questa tabella che il limite di esposizione in Italia, mediato su 6 minuti per quanto riguarda le frequenze qua a sinistra, nella colonna di sinistra del 5G, tra 694 e 790 MHz, 3,6, 3,8 e 26,5 e 27 GHz, è stato portato da 20 a 40 volt per metro. Tutti però mediati su 6 minuti, mentre invece le misurazioni attuali per le altre frequenze si fanno mediando su 24 ore. Questo è stato un regalo del governo Monti alle compagnie, che hanno permesso l'innalzamento in pratica del limite di legge, perché quando si fa la media su 24 ore è evidente che la media si diluisce. Se tenete conto invece che la media su 6 minuti era stata, aveva un fondamento biologico, perché in 6 minuti è il tempo in cui un organismo vivente può dissipare attraverso la circolazione il calore prodotto dalle onde elettromagnetiche. C'è anche l'altro problema, che questi limiti valutano solo in termini termici, cioè in termini di innalzamento di calore prodotto dalle radiazioni, mentre invece sappiamo ormai dalla bibliografia internazionale che esistono tanti diversi livelli di effetti biologici che sono al di sotto del livello in cui l'onda elettromagnetica provoca calore, quindi effetti non termici. Il telefono è lo strumento più invasivo, perché si utilizza in una zona di campo vicino, dove non c'è corrispondenza tra campo elettrico e campo magnetico,
emette decine di volt per metro quando si mette in comunicazione con l'antenna. E quindi è il problema più grosso di radiazione che noi abbiamo. Da tener conto che esiste il paradosso per cui il limite di legge che ci preserva dalle onde elettromagnetiche nelle abitazioni non viene applicato ai telefoni cellulari. Quindi lo strumento che emette di più a causa della sua vicinanza non viene normato dai limiti di legge. E questo è veramente un paradosso incredibile. Quindi noi abbiamo limiti di legge che sono limiti di esposizione 20 volt per metro per le frequenze telefoniche usuali, GSM, un valore di attenzione di 6 volt per metro e un obiettivo di qualità di 6 volt per metro. Come vedete, valore di attenzione e obiettivo di qualità hanno lo stesso valore, ma non dovrebbe essere così, perché l'obiettivo di qualità dovrebbe essere più cautelativo. Secondo il report B iniziative dovrebbe essere almeno attorno a 0,2 volt per metro per non dare effetti. La differenza tra le emissioni dei vecchi telefoni 4G fino al 4G e quelle del 5G è data dalla procedura di beamforming, cioè mentre fino al 4G le antenne irradiavano su un'area entro la quale si poteva anche misurare il campo elettromagnetico, le antenne 5G, come saranno quelle del 6G, emettono dei fasci di campo elettromagnetico che sono concentrati sull'utente, sulla struttura, sull'apparecchiatura che richiede il servizio. E oltretutto l'emissione sarà fatta in pacchetti di emissione, per cui l'onda elettromagnetica viene compressa ed emessa attraverso quelli che vengono chiamati burst, cioè bruciature in realtà, vengono emesse dall'antenna e colpiscono appunto i telefoni o le altre apparecchiature. Da tener conto anche che siccome la comunicazione è bidirezionale, anche il telefono che dovremmo avere in mano del 5G deve emettere con la stessa modalità e quindi siamo esposti questa volta ad un'antenna che sta nel nostro telefono e che deve arrivare all'antenna 5G con un'emissione che è pressappoco direzionale. Come vedete, nelle più alte frequenze il beamforming è un sistema che mette insieme diversi fasci di emissione che producono poi il fascio centrale di emissione. Questo è uno spaccato di un telefono 5G dove vedete all'interno l'antenna che è costituita in modo diverso dalle precedenti antenne perché devono emettere appunto in maniera puntiforme i segnali verso l'antenna esterna. Da tener conto che questi segnali passano attraverso la nostra testa. La Svizzera l'anno scorso ha impedito alle compagnie di installare il sistema beamforming nelle antenne 5G, cioè ha detto installate pure le frequenze del 5G ma non mettete le antenne adattative che sono quelle che appunto emettono il fascio beamforming che oltretutto può essere orientato per seguire la persona che sta telefonando. Quindi è un sistema del tutto diverso da quello precedente. In questo rapporto antenne si vede appunto com'è la distribuzione del segnale nelle abitazioni, ma soprassediamo su questo. Il problema del 5G e del sistema beamforming è questo. Il professor Kuster e Foster, in due pubblicazioni del 2018 e del 2016 su Health Physics, hanno detto che i metodi di calcolo che utilizzavamo precedentemente
per stabilire i limiti di legge non sono applicabili alle nuove tecnologie. Quindi ci troviamo di fronte alla installazione di sistemi che non sono stati studiati né dal punto di vista fisico né dal punto di vista della salute. E oltretutto, come dicevo prima, il metodo di interpolazione per misurare i fasci del 5G con un fattore di 0,31 proposto da una pubblicazione ARPA, nell'inviluppo dell'OVI porta ad una sottostima del campo di circa il 30%, e quindi è un modo questo di evitare i superamenti dei limiti di legge. Le frequenze del 5G, per esempio a 3,4-3,8 GHz, che sono quelle che sono state vendute dal governo 2 anni fa, si misurano con antenne di tipo diverso rispetto a quelle precedenti. Questo ne è un esempio, un'antenna portatile per le misurazioni delle frequenze del 5G. E questo è uno spettro elettromagnetico della frequenza del 5G a 3,4-3,8 GHz, come lo si sente ormai in molte abitazioni. Se guardate in questa diapositiva in alto c'è un numerino -1,34 dBm e ci si accorge che la potenza di emissione è molto elevata anche rispetto alle vecchie antenne. E qualche mese fa, diciamo anche un anno fa, sulla rivista Scientific American, che è una rivista divulgativa negli Stati Uniti, hanno pubblicato questo articolo: non abbiamo nessuna ragione di credere che il 5G sia sicuro, eppure viene installato con estrema indifferenza ormai in tutto il paese. La polemica che è stata fatta negli anni passati rispetto agli effetti non termici, direi che ha trovato fine dalla pubblicazione di questo libro a cura dell'ICEMS, la Commissione Internazionale per la Protezione dai Campi Elettromagnetici, che è intitolato Effetti non termici e meccanismi di interazione tra campi elettromagnetici e materia vivente. È una raccolta di 65 ricerche che riguardano i meccanismi di azione degli effetti non termici dei campi elettromagnetici. Potete richiederla al sito www.icems.eu ed dovrebbe essere una guida per chi si occupa di anche dare i permessi per le installazioni delle antenne. E qualche anno fa è uscito anche questa raccolta delle pubblicazioni esistenti sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici, che è stata anche aggiornata lo scorso anno, ed è una raccolta di 1557 pagine sugli effetti biologici trovati in pubblicazioni indipendenti, scaricabile dal sito www.bioiniziative.org. Potete richiederla, credo che chiedano $1 per scaricarla, ma è una documentazione che dovrebbe essere sul tavolo dei decisori, amministratori, che danno il permesso per l'installazione delle antenne. Esiste un problema di conflitto di interessi nella scienza e in genere nella politica. Il professore Henry Lai, dell'Università di Washington, credo sia in pensione adesso, qualche anno fa si è preso la briga di guardare tutti gli studi scientifici sull'argomento e poi di classificarli a seconda del loro finanziamento. Cioè, chi ha finanziato lo studio e qual è il risultato dello studio? E che cosa ha trovato? Che se gli studi sono finanziati con denaro pubblico, trova effetti biologici, effetti sulla salute, pericolosi, per il 70% e non li trovano per il 30%.
Mentre invece, se sono finanziati dall'industria, questi studi trovano effetti dannosi per il 32% e non li trovano per il 68%. Questo è niente altro che la dimostrazione matematica del conflitto di interesse della industria che cerca in qualche modo di portare avanti l'applicazione di queste tecnologie senza preoccuparsi degli effetti sulla salute, inficiando in qualche modo l'interpretazione dei risultati scientifici, la diffusione dell'informazione, eccetera. Questo che vi segnalo è un libro, un romanzo scritto dalla dottoressa Francesca Romano Orlando sul conflitto di interessi. È molto interessante perché riguarda appunto la questione dei campi elettromagnetici e di come in qualche modo le compagnie possano influire sulla decisione politica per limitare i campi elettromagnetici. Le antenne per il 27 GHz sono fatte in questo modo. Quei puntini che vedete in questi blocchi, ognuno di quei puntini è un'antenna emittente. Tutte insieme cooperano per fabbricare il fascio che poi può essere orientato elettronicamente verso l'utente. Questa è una rappresentazione di una misurazione di campi elettromagnetici fatta a Bologna nel febbraio del 2020 nelle frequenze di 3,4-3,7 GHz. Vedete che siamo di fronte a potenze piuttosto elevate con dei picchi precisi delle frequenze che sono state distribuite. Come dicevo, la Svizzera ha ristretto la possibilità di emettere il beamforming e non so allo stato attuale se questa restrizione vale ancora, questa è del 13 febbraio del 2020, però in Svizzera, il Parlamento svizzero si è posto il problema degli effetti di questi campi elettromagnetici, soprattutto di quelli che hanno questo sistema beamforming per essere emesso. Tanto che la notizia fu poi ripresa dal Financial Times, che ovviamente ha molto interesse a propagandare l'utilizzazione delle tecnologie e si allarma se qualcuno dice che non è il caso. Questo è un esempio di un'antenna che emette tutti i fasci prodotti dalle piccole antenne con il sistema maximum input, maximum output. E questi sono alcuni degli effetti biologici che sono stati pubblicati rispetto alle frequenze del 5G. Qual è il motivo per cui queste onde millimetriche possono far male? Ricordo che la lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica del telefono GSM è di circa 30 cm e quindi questa lunghezza d'onda risuona con le strutture che possono riceverla che hanno le stesse dimensioni, che fanno da antenna, come per esempio gli organi interni dell'organismo, i polmoni sono delle unità, il fegato, i reni, tutti gli organi hanno dimensioni analoghe di circa 20-30 cm. Mentre invece le onde del 5G a 27 GHz hanno una dimensione di pochi millimetri, 7, 8, 9 mm circa. Questo significa che hanno una penetrazione minore sull'epidermide, ma entrano nella pelle. E sull'epidermide noi abbiamo delle ghiandole sudoripare che sono controllate dall'ipotalamo, basta che pensiate a quando diciamo sudore freddo oppure sudo dalla paura, eccetera, cioè sono collegate alle emozioni. E queste ghiandole sudoripare sono a forma di elicoide, di elica,
riempite del sudore e quindi un liquido salino che è conduttore, e funzionano da antenne per queste frequenze. Poi le onde millimetriche possono eccitare le terminazioni nervose che stanno sull'epidermide, basta pensare al tatto. Significa che noi toccando stimoliamo i corpuscoli della pressione, per esempio del Pacini o del Merkel, che mandano i segnali al cervello. Il professor Feldman, che vedete citato in basso, nel 2008, sul giornale dell'American Physical Society pubblicò un articolo in cui disse: guardate che stiamo installando delle tecnologie che possono avere delle ripercussioni importanti anche sul comportamento delle persone. Quella che vedete qui è una sezione trasversale dell'epidermide in cui potete vedere il dotto della ghiandola sudoripara, lo strato corneo in alto, la parte del derma più in basso, che sono appunto le ghiandole che possono ricevere il segnale delle onde elettromagnetiche. In questo schema vedete anche una rappresentazione grafica che permette di capire meglio qual è la distribuzione di queste strutture dell'epidermide che possono ricevere il segnale del 5G. Un'altra preoccupazione che abbiamo è quella satellitare. Signor Elon Musk, che ha un'azienda che si chiama Tesla, che tutti conoscono perché fa le macchine elettriche, un'altra ditta che fa Starlink ed è quella che si occupa dell'inviare nello spazio gli astronauti, eccetera, ha avuto il permesso dalla FCC, dalla Federal Commission of Communication degli Stati Uniti, di mettere in orbita 11.936 satelliti per la trasmissione delle sue frequenze sulla superficie della Terra. Tra l'altro questo signore è anche quello che ha inventato uno dei titolari di PayPal che molte persone utilizzano, da cui ricava i proventi per fare tutte queste cose interessanti. Finora, questa è una diapositiva del gennaio 2020, ha inviato nello spazio oltre 1000 satelliti. Se guardate la sera, subito dopo il tramonto, verso nord-est, vedete la fila dei satelliti che sono stati inviati nello spazio per trasmettere le radiofrequenze che poi serviranno a lui per vendere anche i suoi telefoni cellulari. Queste sono, è una batteria delle antenne satellitari che servono appunto per trasmettere sulla Terra da circa 400 km di altezza il segnale, per coprire tutta la Terra con il segnale satellitare. Il dramma di questa cosa è la preoccupazione biologica che sarà l'esposizione di tutte le specie sulla Terra, quindi non solo dell'uomo nelle città che si sottopone alla irradiazione delle antenne, così come abbiamo oggi, ma anche nelle campagne, nelle foreste. L'ultimo verme che striscia nella foresta amazzonica sarà esposto a radiofrequenze di cui ancora non conosciamo esattamente gli effetti a lunga scadenza. La tecnologia richiede sempre più frequenze da utilizzare per fare ulteriori servizi. Abbiamo anche il 6G. Che cos'è il 6G? Non è niente altro che il 5G, che però utilizza frequenze molto più alte. Ce ne sono già, quando ho scritto questa cosa, ce n'era una che veniva installata in via Cantore a Genova, un'antenna pilota per il segnale 6G, e ne sono previste altre tre a Marassi, Sestri e Voltri in Liguria.
Quindi si tratta semplicemente di utilizzare delle radiofrequenze a frequenze più elevate, tipo oltre i 100 GHz. Infatti le automobili a guida autonoma avranno frequenze di 140 GHz per comunicare con i semafori, con gli altri veicoli e con le antenne e così via. Questo è un laboratorio di sperimentazione fino a 1000 GHz della Rode Schwarz, dove stanno appunto provando le antenne che utilizzeranno frequenze fino a 1000 GHz. Abbiamo un problema sanitario. La legge 833 del 78 prevedeva che qualsiasi emissione di frequenza nell'ambiente dovesse essere sottoposta a un parere sanitario al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità. Questo parere non è stato richiesto per la vendita delle frequenze del 5G. Lo ha scoperto l'associazione Amica, che facendo un accesso agli atti ripetuto al Ministero per parecchi mesi, alla fine ha avuto la risposta che il parere non era stato richiesto. Quindi si tratta di installazioni illegali che vengono installate senza il parere sanitario che ne dovrebbe assicurare la innocuità. Quindi, senza studi sulla possibile pericolosità delle emissioni 5G e beamforming, non si devono installare nuove antenne 5G. Il problema della ricerca. La ricerca attualmente non viene fatta su questi temi. Io ricordo che quando fu fatta la prima vendita delle frequenze telefoniche, ormai 20 anni fa, per lanciare la telefonia cellulare, una quota del pagamento delle frequenze da parte delle compagnie, mi ricordo che erano circa 80 milioni, dovevano essere devolute alla ricerca per capire e migliorare gli effetti delle radiofrequenze. Attualmente invece la vendita delle frequenze non ha previsto niente per la ricerca su questo argomento, anzi la ricerca su questo argomento viene in qualche modo depressa e non portata avanti. L'associazione Amica si è fatta carico di lanciare una raccolta di fondi, ora terminata, per la ricerca sugli effetti genetici delle frequenze Wi-Fi e 5G a 3400 MHz. Gli studi sono tuttora in corso, stiamo facendo questi studi sulla Drosophila melanogaster, che è il moscerino della frutta che tutti conoscono, che è anche uno degli animali più studiati in laboratorio, di cui si conosce tutto anche dal punto di vista genetico, e questo permette, abbiamo già dei risultati preliminari, permette di capire che le frequenze Wi-Fi hanno degli effetti che sono dannosi per il sistema riproduttivo degli animali e probabilmente anche dell'uomo. Questo è il sistema espositivo per le drosofile, questo è il segnale del Wi-Fi che viene utilizzato per irradiare gli animali. Questo è il sistema invece di irradiazione del 5G con i controlli. Questi sono alcuni risultati preliminari in cui vedete cerchiato dal cerchietto rosso la differenza di espressione di alcune proteine sul DNA che sono stimolate dalla esposizione delle drosofile alla radiofrequenza del Wi-Fi. Nelle abitazioni ci sono grossi problemi perché
Questa abitazione che vedete, dove recentemente ho fatto delle misurazioni, ha permesso di rilevare che, avendo tre antenne attorno all'abitazione, c'erano dei campi elettromagnetici piuttosto elevati, che producevano sintomi nelle persone che abitano in questa casa. In questo caso, per esempio, si vedeva che la media totale delle 24 ore era oltre un volt per metro, con un picco massimo di 2,57 volt per metro. Vedete che si tratta di valori che sono al di sotto del limite di legge di 6 volt per metro, ma non per questo sono innocui. Cioè, il limite di esposizione di 6 volt per metro che noi abbiamo non protegge dagli effetti sulla salute dei campi elettromagnetici. Penso che in futuro bisognerà prendere dei provvedimenti per schermare le abitazioni dalle emissioni elettromagnetiche esterne. Prima di tutto non metterne dall'interno, ma secondariamente anche cercare di proteggersi da quelle che vengono dall'esterno. Ci sono delle tende schermanti più o meno efficienti, ci sono dei tessuti e anche delle reti metalliche da poter mettere. In questo grafico si dimostra come tenendo la tenda chiusa si abbia una diminuzione del campo elettromagnetico che viene attraverso le finestre dall'esterno per le frequenze della telefonia mobile. Si possono utilizzare anche delle vernici schermanti. Qui vedete un esempio di una schermatura di una abitazione nella parete esterna dal lato appunto dove ci sono le antenne, che abbiamo verificato limita in maniera molto consistente il campo elettromagnetico che viene dall'esterno. Alcune considerazioni conclusive. Il 5G irradia tutti senza il parere sanitario, e questo è antidemocratico. È un problema etico. Il 5G irradia tutti, anche chi non lo usa, e questo è immorale. Per quanto riguarda la telefonia cellulare, possiamo considerare lo stesso discorso del fumo passivo. Ci sono ambienti in cui si usa molto il telefono cellulare che irradiano anche le persone che non lo usano. Lo sviluppo tecnologico deve rispettare la salute e la democrazia, altrimenti non è progresso. Quindi dobbiamo fare in modo che i parametri di esposizione rientrino dentro quelli che rispettano la salute e la democrazia. Un'altra considerazione più generale è che i social, che si utilizzano in maniera diffusa, hanno ormai sostituito il servizio pubblico, ma non deve essere così. Cioè, i social devono essere pubblici, gestiti per esempio dalle poste, cioè da un servizio pubblico, perché essendo dei servizi privati, il proprietario può sempre spegnere l'interruttore quando vuole. Abbiamo sentito spesso polemiche di Facebook che oscura dei siti, che non permette ad alcune persone di parlare in maniera, nei paesi autoritari questo ancora di più, questo controllo esiste in maniera ancora più dettagliata, però la proprietà dei servizi sociali deve essere pubblica e non privata. Che cosa fare? Spostare le antenne fuori città, togliere i wifi dalle scuole, cablare con fibra ottica tutto il paese, distribuire internet come con la corrente elettrica, via cavo, come, e non fare contratti 5G. Internet si può distribuire anche sulla corrente elettrica, e questo era anche lo scopo, per esempio, quando fu fondata la Wind, che doveva distribuire internet sulla corrente elettrica, cosa che non è stata più fatta perché si è voluto privilegiare il sistema radio che fornisce il servizio nell'ultimo miglio dalle dorsali di trasmissione di internet. Noi abbiamo
un sistema capillare di dorsali di distribuzione di internet che percorre tutto il paese, ma vogliamo fare in modo che il segnale nell'ultimo chilometro sia dato via radio, e questo è completamente sbagliato. Una soluzione è la fibra ottica. La fibra ottica trasporta più dati e in maniera anche non hackerabile. La fibra ottica attualmente, negli ultimi studi, trasporta fino a 252 giga al secondo. Il 5G ne trasporta solo 2 di giga al secondo. Quindi non c'è proprio paragone. E oltretutto non ha influenze sulla salute. Quindi la fibra ottica è la via migliore per trasmettere dati ed anche la più sicura. Ecco, io vi ho dato alcuni elementi nel poco tempo disponibile. Abbiamo scritto questo libro che si chiama Wireless, che per dare informazioni che fossero ben comprensibili e non addette ai lavori, basati però sulle pubblicazioni scientifiche accertate ed indipendenti. E in questo modo abbiamo cercato anche di fare in modo che i proventi di della vendita di questo libro andassero all'associazione amica che finanzia attraverso anche questo canale la ricerca sulle emissioni elettromagnetiche. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Se avete domande, vi sono qui a disposizione. Sento dalla gente che muore di tumore di tutti i tipi, di tutti i generi. E questo mi preoccupa fortissimo. Ma meno per il fatto che siano tanti, ma che sono soggetti a rischio, meno la gente di Bolzano, Merano e Bassa Tesina, ma più la gente delle montagne. E dico, ma com'è possibile una roba così? A me mi si propone questa domanda e dico, è qualcosa che non funziona da noi. Dicono che noi abbiamo la sanità eccellente, che tutto funziona, che abbiamo le cure positive al massimo. Eppure, anni fa ancora, l'unica cosa che gradisco a mettere di positivo nella nostra giunta provinciale, l'assessore Stocca ha scritto una volta sul Dolomite: dobbiamo cambiare lo stile di vita. E questo qui mi ha fatto pensare, solo che lei in realtà ha fatto anche poco o niente. Come anche oggi si fa poco o niente. No? Abbiamo le cure perfette a chi è soggetto a rischio, ma di prevenzione non si fa poco o niente. E io stesso, quando facevo ancora il mio lavoro, io ero da giovane, facevo elettromeccanico, per cui se qualcuno ti parla di elettromagnetismo, no, ero uno dei più bravi a scuola, mi intendo un pochettino, no? C'è un medico, per esempio, dell'ospedale di Bolzano, un giorno viene in un grande convegno al Cristallo e dice: guardate, il sistema di riscaldamento degli alimenti migliore è il forno a microonde. Non l'avesse mai detto. E dico, guardi, dottore, lei si intende un pochettino di fisica? Oh, dice, io non so niente. E dico, allora le spiego io qualche cosa. Quel pochettino che ho studiato, se vi interessa, se no posso anche chiudere il discorso. E dico, lei sa con quale frequenza lavora il forno a microonde? No, non lo so, allora le spiego io. Il forno a microonde più o meno funziona come un 5.000 cellulari, cioè 900 MHz moltiplicato per 5.000, per 10.000, secondo la grandezza.
E lei mi vuol dire a me che se le onde elettromagnetiche sono pericolose, non sono pericolose anche le forme microonde che hanno lo stesso sistema di frequenza e noi mangiamo quelle cose che sono state trattate. Questo qui sarebbe una delle cose che la stazione di Bologna potrebbe un po' andare a fondo. Perché se in Alto Adige, io dico sì e no, faccio una cosa approssimativa, una famiglia su tre ha delle forme microonde e ingerisce ogni giorno i prodotti, per me, trasformati, cellule e molecole in base alle frequenze alte e li ingeriamo, quale effetto potrà avere a lungo andare su queste cose qui? Un altro aspetto che adesso non voglio neanche più approfondire di più, mi vengono delle vedove che dicono: il mio marito ha lavorato nell'azienda elettrica, nella centrale elettrica. Dico: ma come? E sì, dice, aveva 50 anni e ha lasciato la pelle, gli è venuto il tumore. E dico: ma chiaramente, perché secondo me l'effetto pericoloso non è il fatto che sia alto, medio o media frequenza. L'effetto pericoloso è la potenza e l'esposizione nel tempo. Allora, se tu hai addirittura kilowatt, non watt o milliwatt, cosa si discute qui sul 5G o sul 4G, sul 3G, sul 2G, possiamo prendere come volere. Ma il problema è l'esposizione nel tempo e la potenza. Ecco, e chi è più esposto e più a lunga potenza, certamente prima o poi ci rimette quelli, e qui faccio una piccola ripetizione di cose che io avevo già conosciuto, il dottor Stirling dell'Università di Heidelberg, che hanno un sistema immunitario debole. Questo è il punto. Perché altrimenti qui, sentendo tutte queste cose, le prendiamo sul serio, qui metà gente ci rimette nei prossimi decenni. I nostri giovani ci rimettono tutti. Perché? Perché se hanno il sistema immunitario indebolito, il tumore lo prendono prima o poi, perché è un problema del basso efficienza del sistema immunitario. E quali sono i punti negativi che diceva il dottor Stirling? Come si fa a indebolire il sistema immunitario? Sono 5 motivi. 1. Il fattore genealogico. E questo l'ho scoperto dopo anni che io ho lavorato nella mia vita. Possiamo ci sto avvenendo. Ok, grazie. 2. Il discorso dell'ambiente, perché chi è tanti anni in ambiente non è sano. Poi lo stress continuativo in famiglia e il lavoro, ma stress continuativo per anni. E il fumo praticamente di sigaretta che continua a accelerare. E, logicamente, chi ha più di questi fattori in contemporanea è a rischio, chi invece ne è soggetto solo uno, per fortuna non rischia niente, il sistema immunitario non è. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha concluso che le emissioni del diesel sono probabilmente cancerogene, ce l'abbia dato un 2A, sulla base di studi di tipo professionale, cioè in questo caso guardavano i conduttori di locomotive diesel americane. Progetto Occam, progetto Occam è un progetto che ho gestito io per conto dell'ISPESL, oggi INAIL, ed è stato un disastro perché dare all'INAIL il compito di cercare i tumori di origine professionale è un pochino come dare le pecore al lupo, nel senso che l'ISPESL dipendeva dal Ministero della Salute, aveva finanziato questo progetto, il progetto è terminato e tra le persone con sistematicamente un 15-20% più elevato rischio di tumore polmonare, noi abbiamo gli addetti al settore dei trasporti. Quindi il setting, l'ambiente professionale è proprio, come diceva la domanda del resto, l'ambiente migliore per andare a indagare qualunque genere di esposizione.
purtroppo il sistema che dovrebbe essere attivo in tutte le regioni italiane, ed è l'articolo 244 del decreto 81, l'81 è quello che ha sostituito il 626, per adesso è rimasto lettera morta, cioè tutte le regioni devono attivarsi i registri tumori di origine professionale, non lo fa nessuno. Grazie. Grazie. La persona che aveva posto la domanda adesso ha specificato che in realtà intendeva maggiormente persone professionalmente esposte a radioemissioni, quindi la domanda era per il dottor Marinelli, comunque è andata bene anche di avere questa informazione. Ma sì, cioè maggiore l'esposizione e maggiore è il rischio. C'è una corrispondenza di maggior rischio quando le persone sono esposte a maggiori quantità di campi elettromagnetici, con una differenza per quanto riguarda le frequenze, perché le frequenze più alte hanno più, almeno nelle ultime ricerche, più effetti genetici che effetti per esempio a livello di trasporto cellulare e di metabolismo. Però esiste una corrispondenza tra la maggior quantità di campo elettromagnetico e la maggior quantità di rischio per lo sviluppo di tumori. Posso rispondere? Basta dire una cosa. Certo. Noi stiamo parlando di campi elettromagnetici in generale, quindi voglio ricordare l'eccesso di tumori mammari, cioè della mammella, nei macchinisti delle Ferrovie dello Stato, che fino a qualche anno fa, ma lo sono anche oggi, durante l'orario di lavoro sono esposti all'interno di una gabbia di Faraday ai campi elettromagnetici dell'elettricità, perché hanno il cavo collegato ai fili dell'elettricità proprio sopra la testa per tutto il tempo della loro attività lavorativa. E lì c'è un eccesso di tumori della ghiandola mammaria nei maschi. È una categoria che è stata individuata proprio per questa patologia. In più vi voglio dire che recentemente anche il dottor Marinelli faceva parte del gruppo di CTU del Tribunale di Lucca. Abbiamo svolto una relazione tecnica per il giudice del Tribunale di Lucca e una corte di 12 operai su un totale di 36 di una squadra che si occupava di riparazione sia delle cabine elettriche che delle antenne collegate. Ci sono particolari onde che viaggiano, sono radiofrequenze, ma viaggiano sui cavi dell'elettricità. Comunque, senza entrare nei particolari, in questa corte di 36 lavoratori, 12 si sono ammalati di linfomi o di displasie mieloidi e quindi di patologie correlate alla produzione delle cellule del sangue, e alla fine sono stati tutti riconosciuti come malattie professionali. Credo che sia stato il primo caso in Italia, però è per noi insomma di grande soddisfazione, perché appunto è stato riconosciuto sulla base degli studi dell'Istituto Ramazzini e gli studi epidemiologici che erano già disponibili, che correlavano queste patologie. Quindi anche i campi elettromagnetici cominciano ad essere studiati anche per effetti di questo tipo e quindi alla professione in particolare. Poi ci sono tutti i teleamatori, ci sono tutti quelli che usano antenne. Mi sto occupando in tempi recenti proprio di tutti i temi che riguardano i cambiamenti climatici, quindi mi è anche venuta sott'occhio questa osservazione.
Cioè, basta conoscere le cose, si possono trovare il rimedio, può trovare il rimedio. Io all'inizio ero piuttosto preoccupata per il guidatore che si sedeva su una batteria con un campo elettromagnetico di un certo tipo e pensavo uomo e donna alle loro gonadi, come potevano essere in qualche modo affette da questi campi magnetici che sono anche elevati in una batteria che conducano. Però pare che si possano schermare, che quindi possano essere annullati. Quindi questo era già. Poi mi sono molto preoccupata anche del fatto dello smaltimento di tutte queste grosse batterie che, come lei sa, contengono anche metalli pesanti, materiali dannosi. Però anche lì, parlando con tecnici, in particolare a Bologna abbiamo il dottor Armaroli che è particolarmente ferrato su questi argomenti e mi ha rassicurata, cioè c'è la possibilità di riciclarlo come si fa con la plastica, cioè ci saranno dei centri di raccolta di queste grandi batterie che ricostruiranno delle nuove batterie. Sulla questione del riscaldamento globale mi permetto di dirle che ne so molto per quello che riguarda i carburanti fossili. Ho passato almeno 15 anni della mia vita a studiare tutti i carburanti, kerosene, diesel, benzine di vario tipo, rosse, verdi, tutti gli additivi delle diverse. Quindi io credo che i carburanti fossili siano ineguagliabili per pericolosità. Per quanto la macchina elettrica possa avere le controindicazioni che ricordavo, ma paragonate alle emissioni dei carburanti, lei ricordi sempre che per mezz'ora dopo l'accensione dell'automobile la marmitta catalitica non funziona, ha bisogno di essere riscaldata, quindi lei immette acetaldeide, formaldeide, etanolo come tale, metanolo come tale, tutti i corpuscolati. E il tema del riscaldamento climatico, lei sa bene, è anche dovuto a questa calotta di inquinanti che in qualche modo non ha scambi verso l'esterno e quindi ci riscalda. Io sono molto favorevole alle auto elettriche, credo che conosciamo tutti quelle che possono essere le controindicazioni e la tecnologia, se vuole, può porre rimedio. Ora lei pensi che facciamo i turisti a 600 km, 600.000 km di distanza, no, 600 km di distanza dalla Terra, ecco, con delle navicelle che arrivano direttamente nel punto in cui le vogliamo, beh, non riusciamo a fare delle automobili sicure? Io penso di sì, cioè è una questione di volontà. L'emergenza c'è, l'urgenza c'è, le teste le abbiamo. Insomma, penso che si tratti di scegliere dove mettere i soldi che abbiamo o che arriveranno dall'Europa prossimamente, però si può fare, sicuramente. Grazie. Roberto Capelletti, sono il presidente di ISDE a Trentino. Volevo fare i complimenti alla Patrizia Zambai e all'organizzazione di questo convegno. E, bravi gli organizzatori, bravi i relatori. Ecco, la mia domanda era sui limiti dei campi elettromagnetici. Allora, i limiti per adesso sono 6 volt metro come obiettivo di qualità, obiettivo diciamo e limite nelle abitazioni dove vive la gente. Al di fuori di questa realtà mi pare che siano 20 volt metro. Per il 5G, cioè dove le frequenze aumentano, aumenta anche il limite, ma questo vorrei che dicesse qualcosa Marinelli. Secondo me non è giusto dal punto di vista, diciamo, se consideriamo gli effetti non termici, perché questo aumento del limite con l'aumentare delle frequenze è solo una questione che si rileva quando gli effetti sono termici. Le evidenze che abbiamo adesso
sono che, per esempio, passando dal 2G al 5G, aumentano i tumori di una top percentuale in base alle esposizioni. E quindi il 3G è più pericoloso dal punto di vista, diciamo, dell'effetto non termico, quindi tumorale, del 2G. Ecco, vorrei che se specificasse un po' questa cosa dei limiti. La ringrazio. Sì, dunque, il problema dei limiti è un problema che, appunto, come ricordava lei, è basato esclusivamente sugli effetti termici. Effetto termico significa che l'onda elettromagnetica che colpisce un oggetto viene arrestata e assorbita e quindi produce calore. Ora, questo principio fisico è un principio che va bene per fare dei limiti di legge nei confronti di una sostanza inanimata. Cioè, se io colpisco un muro con l'onda elettromagnetica, posso misurare un aumento di temperatura. Ma se io colpisco invece un essere vivente che ha già la sua energia per funzionare, sta già funzionando con un equilibrio estremamente, direi, precario, cioè le reazioni metaboliche all'interno dell'organismo viaggiano sulla possibilità di trasportare pochi elettroni che modificano le molecole. Basta pensare a tutto il meccanismo della respirazione, il trasporto degli elettroni dall'ossigeno, eccetera. Questo tsunami di elettroni, quindi di campo elettrico, che viene dall'esterno e colpisce le reazioni metaboliche, modifica l'andamento di queste reazioni anche a livelli che sono molto al di sotto di quelli che provocano riscaldamento. Per cui il problema esiste. Non ha senso quello che viene fatto di aumentare il limite di legge aumentando le frequenze, perché non è affatto vero che le considerazioni da fare siano solo quelle termiche, ma sono da considerare le reazioni metaboliche, la capacità di modificare il comportamento dell'organismo e delle cellule a causa dell'onda elettromagnetica indotta dall'esterno. Sicuramente passare dal 2G al 5G significa modificare il comportamento delle onde elettromagnetiche. L'emissione elettromagnetica del 5G avviene attraverso un algoritmo di compressione e di emissione che è direzionale e che è del tutto diversa da quella dell'onda elettromagnetica classica dei vecchi telefoni. Io ricordo per esempio una comunicazione del professor Hardel, il quale diceva se noi consideriamo i vecchi telefoni 2G, 3G, quando l'ha fatta non c'era ancora il 4G, e valutiamo l'emissione del telefono e il rischio per glioblastoma, ci rendiamo conto che questo fattore è di 1,4 volte, quindi aumenta il rischio ma non tantissimo. Se noi facciamo un confronto invece della cancerogenicità per glioblastoma su persone che utilizzano l'UMTS e il 4G, ci rendiamo conto che l'emissione elettromagnetica di questi nuovi telefoni è minore, anche 10 volte minore rispetto ai vecchi telefoni, ma il fattore di rischio aumenta 4,7 volte. E lui suggeriva il fatto che probabilmente questo è dovuto al fatto che l'UMTS e il 4G devono trasmettere immagini, e trasmettere immagini dal punto di vista della quantità di dati è molto più impegnativo che trasmettere soltanto la voce, e di conseguenza utilizzano una banda di frequenze più ampia per trasmettere. Ma siccome la densità di potenza è dovuta proprio all'integrale della banda di emissione, allora succede che l'impatto biologico è molto più alto su questi ultimi telefoni.
Quindi questo è il problema che esiste. Ricordo una cosa soltanto: se queste cose non sono state installate, non sono state studiate, non vanno installate. Siamo di fronte a un paradosso sanitario incredibile, perché si permette l'installazione di cose, di emissioni che non sono state sufficientemente studiate per garantirne l'innocuità. E volevo porre una domanda. Io insegno in una scuola dove purtroppo è stato installato il wifi e volevo avere informazioni sulla alternativa wifi che lei ha anche scritto su una diapositiva, se è possibile, se ci sono già apparecchiature che permettono la trasmissione dati nello spettro diciamo della luce. Grazie. Sì. Diciamo che c'è una sperimentazione che viene tenuta un po' in secondo piano. Ci sono alcune ditte che fanno installazioni wifi, il sistema funziona, io ho partecipato a una dimostrazione, mi ricordo a Catania qualche anno fa, da parte di una ditta di Milano che appunto dimostrava come fosse possibile trasmettere dati attraverso un diodo pulsante a luce normale, insomma. E soprattutto nei grandi ambienti, negli uffici dove ci sono molte persone che utilizzano il computer, si può fare la distribuzione attraverso le plafoniere con i diodi emettitori. E poi so che c'è anche un ricevitore che è un dongle come una chiavetta USB che si attacca al telefono e che riceve i dati attraverso la luce. È una tecnologia che non viene sviluppata perché non c'è l'interesse a diffonderla, però in realtà è una tecnologia esistente che va rapidamente migliorando. Un'ultima domanda che è arrivata via chat, poi penso che dobbiamo chiudere con questa sezione. La domanda era se uso il telefono in modalità 2G o 3G sono meno esposta. Ma direi che è uguale. Cioè l'influenza della missione telefonica è talmente elevata sui tessuti cerebrali che passare dal 2G al 3G non ha, o dal 3G al 2G non ha praticamente differenza. Grazie, allora visto che era breve facciamo l'ultima. Buongiorno, vorrei un piccolo aiuto per parlare ai bambini di sostenibilità, biodiversità, salute, se c'è qualche spunto che mi potete dare. Grazie. Se lei si mette in contatto le possiamo dare del materiale e nel nostro sito ci sono delle presentazioni. Non le dico di venire ad aiutarvi perché è troppo lontano, sarebbe troppo impegnativo, però darvi del materiale sicuramente sì. E credo che anche la dottoressa Gentilini, ma forse anche il dottor Marinelli e il dottor Crosignani sono disponibili. E fa parte, almeno per quello che mi riguarda, è una delle mie mission, quindi molto volentieri, ecco. Mi trova su Istituto Ramazzini, lei trova la mia mail e io quello che posso glielo mando volentieri. Va bene. Allora penso che possiamo passare alla proiezione del film, questa è l'ultima parte di questa giornata. E prima di iniziare la proiezione, sì, il film, il documentario dura circa una ventina di minuti, sarà in lingua inglese, forse poi gli dici qualcosa.
E prima volevo soltanto così molto brevemente ringraziare alcuni sponsor che ci hanno aiutato economicamente a organizzare questa giornata, che sono alcuni negozi biologici, cioè Biofachgeschäft, Bio Gianni, sono entrambi negozi biologici, una ditta che produce case in legno in Val Venosta, Holzius, e poi la farmacia di Mal. Parents, kindergarten, school, they prepare our children for life. Society is increasingly being organized digitally. When should children start using a tablet or a smartphone to be well prepared for life? All parents are faced with this decision. In order to survive in an increasingly digitalized world, children have to learn how to use these devices in kindergarten. That's what many parents believe. But many media educators are of a completely different opinion. And scientists such as the renowned brain researcher Geertruid Toyschut-Noord are horrified by the sensory overload through media. What we are currently experiencing in our society causes feelings of great concern in me. We have half a century of research behind us, including the ones in our own institute at Bielefeld University. How stress factors affect child and youth development, and now digitization. We reckon that the degree of acceleration will have such an effect that, as we have found, brain development cannot proceed normally. The balance of brain functions cannot be utilized in the development, and children fall by the wayside. The ability to think decreases, addiction arises. There's no way around it. It is a disaster that's happening now. Only people who have grown up with analog can cope sensibly with the digital world. This is the important message from modern brain research. The increasingly digital new world that lies ahead of us is developing in the wrong direction. We let ourselves be dazzled and often succumbed unsuspectingly to the hype and fascination. Humans automatically develop intelligence when given the opportunity for normal psychological brain maturation. These include from the earliest childhood. Motion, emotion, motivation. Motion is the basis for the first maturing neural systems.
the artist, namely the child itself, designs a first sketch for its own artwork. The child itself doesn't know anything about it. It simply enjoys crawling and discovering, jumping and romping, experiences in and with nature, such as building sandcastles. A child does not learn at all, in contrast to what most adults imagine. The concept of learning is downright inappropriate in the context of early childhood development. The toddler can't help but use open senses to soak up all the experiential impressions like a sponge and integrate them into maturing nerve networks. Motion is activity. This is the necessary food that the nerve cells need, such as proteins and carbohydrates, to constantly feed the nerve cells. Only through movement is the maturation of a positive emotion and motivation in the child's brain set in motion. But by tapping and swiping the screen of a tablet, you cannot compensate the enormous activity that the child needs during its development. Instead, the desire to move is lost due to the seductive fascination of the digital toys. The biologically anchored drives of exploration, curiosity, imitation, play and creative invention are not, or not used enough. They run the risk of atrophying, and there is a lack of social communication. No viable motor-driven nerve framework can develop in the brain. How come what the child sees is two-dimensional? You can't touch it, you can't taste it, you can't smell it, you can't feel it. So if it deals with digital media, it cannot have concrete sensual experiences that are so important for logical thinking. The child cannot learn to balance. A school child can probably only hold a pen cramped with his fist. Writing, reading and arithmetic are difficult to learn, and thus the development of intelligence is put into question. Modern parents and educators want to be progressive. They want the best for their offspring when they introduce them to the technical world at an early stage, but they don't know that they're putting them in a digital straitjacket and that mental development disorders are inevitable. Neuroplasticity is the key to understand how human beings learn. Like footprints in the sand, all learning processes leave their imprints in the networks of our nerves of the cerebral cortex. Digital activities do this too, but they steer the child's behavioral development into a dead end. For more than 25 years, from 1980 to 2005, Miss Toyshop Nord worked as a neuroscientist and human biologist at the Bielefeld University in research and teaching. From a scientific point of view, ideal conditions prevailed. Free, independent research was hip. Motivated students flocked to neurobiology, which orientated itself towards human biology, and at the time entered a decade of brain research worldwide. Analysis techniques were so mature that sophisticated functions such as mechanisms of learning and psychosis formation could be investigated neurochemically and systemically with the help of quantitative image analysis. Using an animal model, the frontal brain and the limbic system were investigated. Together, these two systems control the highest brain functions, i.e. the formation of will and memory, thinking and social behavior. Large parts of the cerebral cortex are brought to life via motor-driven activities, and so the child's behavior at play prepares the breeding ground for learning how to speak, write, and think. However, if the child watches stories and plays scenes on the tablet, it lacks its own activities. The nerve networks get into a state of deprivation. Also, brain rhythms cannot be sufficiently activated.
This clearly corresponds to a malnutrition of neurons. These deficits lead to sleep and concentration disorders and can only be smoothed out with great difficulty. What we are currently experiencing in our society causes feelings of great concern in me. We have half a century of research behind us, including the ones in our own institute at Bielefeld University, how stress factors affect child and youth development, and now digitization. We reckon that the degree of acceleration will have such an effect that, as we have found, brain development cannot proceed normally. The balance of brain functions cannot be utilized in the development, and children fall by the wayside. The ability to think decreases. Human biology, and at the time entered a decade of brain research worldwide. Analysis techniques were so mature that sophisticated functions such as only Homo sapiens reached this strong bulge. The attribute sapiens means a sage, the smartest among all earthlings. However, every modern human child first has to laboriously develop this characteristic. Consider the grandiose advanced civilizations that modern man has created. Every human child is reoriented to this, physically and mentally. First together with parents or educators, then independently. It took the brain 1.5 million years to be able to develop sophisticated cultures. It took Homo erectus this time to make the evolutionary leap to Homo sapiens. The ingenious genetic move was to extremely slow down the maturation, especially the frontal brain, and to couple this with an enlargement of associative bark fields. In other words, to increase memory and improve creative, rational thinking. Only in the spatial anchoring of the child's behavior did mankind have the chance to act much more flexibly and adaptively, but also more mindfully and considerately, more socially than all other living beings. But if a child is tranquilized with the help of a tablet and a smartphone, and it carries a mobile phone around as a playmate and communicates with it, its innate desire to have a real playmate will soon be extinguished, as well as the desire to independently look for solutions in conflict situations, to learn to live with uncertainties, or to cope with small natural fears. The child remains connected to the digital umbilical cord. Many areas of the brain will be undersupplied and atrophied. Instead, autistic behaviors develop. A digital anxiety syndrome can arise. Today, many children are disorientated and helpless without the smartphone. Professor Toisha Nord's research continues. Together with the psychologist Angelika Schlottmann, children from the third grade of the primary school were first asked about the intensity of their mobile phone, tablet, and computer use in a first pilot study. Later on, the 8 to 9 year olds had to fulfill tasks that they had previously practiced. As we're seeing here, so we see here how the third grader writes snowball fight into these fields. And then we see here in the back that he states that he plays a lot on the mobile phone, on the PC and television. And then we have a second example of a child who is much better, but plays very little. And another child, she can do it too.
She also plays little digitally. She is also good at this. She plays nothing at all. And then we have a child. He tried it this way, but he also plays a lot. Die Pilotstudie hat sich ja damit befasst, dass wir diese... The pilot study dealt with the fact that we want to measure this space-time calculation regarding the frontal brain competences, as you have just seen. The children write the word snowball fight into a space and are supposed to fit it in, and there are very big differences, and they are also significant. So you have here the frontal brain competences depending on the private mobile phone use. You have a significant result, which is already very surprising and also questionable. And we have to publish that and do further studies, including long-term studies. If it turns out that the mobile phone use has such a big impact on frontal brain skills, then we must act. These are our children out there. Müssen wir handeln, das sind unsere Kinder da draußen. Digital addiction is constantly increasing amongst our children. Digital addiction is no different from drug addiction. The digital fireworks of fast videos and colorful animations trigger a stimulus bombardment that descends on the neuronal metabolism, the transmitters in the limbic system and frontal brain, damaging nerve networks. The important finding through sensory overload, the addiction burns itself into the brain. The fact is that more and more children and young people are becoming addicted to smartphones with dramatic consequences. In many practices, specialists see every day that the use of digital media leads to conflicts within families. Many young people find it difficult to find the right balance. Parents report that excessive media use already leads to aggressive behavior in the under 10-year-olds. Social withdrawal, unrealistic body image with eating disorders, attention deficits, and delayed motor and language development. Therapy often shows that children need an indispensable feeling of trust, security, and security in intensive relationships so that circuits in the limbic brain regions can develop in real life. When working with adults, it's becoming increasingly clear why the brain can never really adjust to real time and multitasking. Things that are demanded in the modern workplace today, medial simultaneity, this contradicts the brain's own mechanisms, which makes work processes unstructured and superficial, plunges an overwhelmed brain into insomnia and lack of concentration, then into burnout and depression. The cancer researcher and president of the US Consumer Protection Organization, Environmental Health Trust, discusses another problem. People have a right to know that cell phones are two-way microwave radios, that they're not toys, that they should never be given to children for any length of time. If you must give a child an electronic device, download what you want them to see, if it's a movie or a game, and put it on airplane mode. That way you reduce, eliminate the microwave radiation. People have a right to know that you can protect yourself by using airplane mode, that when a phone signal is weak, you should not use a phone unless it's a true emergency, because the phone is smart and it will use more radiation, and half of the radiation from a phone gets into you so long as the phone is in your pocket or next to your body, which is why the manufacturers tell people that they should not use a phone within 5 millimeters of the body. Environmental Health Trust says that's not enough distance. It should be much further away. A few inches, but overall, we want people to know that cell phones are microwave devices and they need to be treated with care. And we need to work to make sure that the technology becomes safer and that we come up with ways to use them that are safer for our children and my grandchildren as well.
Education for media maturity must become a subject at school. From the age of 14, the children should take a smartphone test similar to a driving license. Lack of exercise, sensory overload, addiction, and radiation exposure. We can take countermeasures. It's up to parents, teachers, and educators to inspire our children for exciting alternatives so that they can make music, sing, play sports, play theater, romp with friends in nature, hike and climb, and become enthusiastic about nature. This well-known media guide for all ages is now available internationally.